Allora qui c'è scritto si accende ma non esce modulazione. Alzare il volume, parla ascolto se serve cambiare potenziometro posteriore. Se possibile alzare la potenza. Le modifiche si attivano con on off. On off di dove? Di che cosa? Che io ho provato qui ma non si attivano. Non si attivano. On off, quale tasto? On off. Adesso ho mandato un'email, speriamo che mi risponda, vediamo cosa dice. Controllo generale, però io sto provando e non va in trasmissione, non solo la modulazione, ma nemmeno in trasmissione. Ecco qua. Oh, vediamo da dove si accendono le modifiche, on off, però senza modifiche doveva pure uscire la borsante, non c'è niente. Andiamo sul 22, vediamo se mi sento lì con l'altro radio. Sì, un po' di segnale esce, evidentemente il finale è partito. Vediamo un po', adesso lo apro. Questo è il suo interno. C'è la scheda eco qua, quella tradizionale con Roger Beep. Questa dovrebbe essere quella per i canali. E qui c'è il doppio modulatore, però non c'è potenza. Adesso devo controllare per vedere se il finale è buono oppure no. Ma può darsi pure che mi sto sbagliando io, Vediamo un po' che se vediamo se si alza da qui la potenza. No, questo è lo scherzo. No. No, non è questo, vediamo da qui. No, niente. No. Vediamo da questo dietro qua. No, niente. Non c'è potenza, non esce proprio la potenza. Questa è la parte sottostante che c'è qua sotto. Il trimmer per le onde stazionarie l'hanno messo qua. Qua c'è un relè. Questo è il regolatore di potenza qua. Adesso comincio a provare il finale per vedere se è buono. Anche se ho visto che è cancellato, quindi non so se è finale, è un transistor normale oppure un MOSFET. Ho isolato i piadini del finale, ma probabilmente sarà un MOSFET. Perché ho provato con un tester e non segna niente, non segna, quindi deduco che è un MOSFET, anche perché qui vedo che hanno messo un diodo a posto dell'impedenza che c'era qui. C'è un diodo, quindi probabilmente è un MOSFET. E quindi il problema è da ricercare altrove. Naturalmente è una rogna, anche questa qua. Non c'è tensione qui. Sul collettore di finale e prefinale non mi trovo la tensione. Evidentemente è saltato questo. Ma non si capisce dove vanno a finire i fili, perché non mi ha scritto niente, non mi ha scritto nemmeno a cosa servono tutti questi deviatori qua. Vedo dei fili collegati. Come devo fare? Devo studiarmi uno per uno dove vanno a finire. Non so nemmeno io quello che devo dire quando mi trovo in questa situazione. Interrogato il morto, comandante, non risponde. Ho mandato due mail e non ho ricevuto risposta, evidentemente Fedele non è andato a leggere, però io non posso stare con il bancone occupato con questa radio se non so quello che devo fare. Quindi lo metto da parte e passo ad altri lavori perché ci sono altre radio lì che mi aspettano. Quando poi va a leggere le mail e si decide di rispondere, poi lo riprendiamo di nuovo. Allora, Fedele. Io ho tolto
regolatore di potenza da dove era, perché dove era messo la dissipazione non era adeguata, quindi si brucia sempre. L'ho messo qui, uno nuovo, con questo radiatore di alluminio, e quindi sopporta benissimo il calore generato. Per quanto riguarda il preascolto, se noi mettiamo altri potenziometri si bruciano sempre. Per esperienza dico che la resistenza, il cursore, la resistenza del cursore del potenziometro, quando si porta al minimo salta sempre, si brucia, si carbonizza. Infatti se io accendo vedo delle scintille lì. Se lo cambio succede la stessa cosa, perché non può sopportare la potenza di 5 watt della bassa frequenza. Ecco, come lo portiamo al minimo si brucia di nuovo. Quindi io ti metto un interruttore qua con due tipi di volume, alto e basso, per quanto riguarda il preascolto, poi te lo scegli tu. Per quanto riguarda il resto, io qui non posso metterci le mani. Non è che non posso, non voglio metterci le mani, perché c'è la colla, eccola qua. Solita colla su due relè. Quindi come io tocco lì per togliere la colla, i terminali dei relè se ne vanno ognuno per fatti suoi, e poi non riesco più a fare mente locale per vedere quello che hanno fatto qui con queste relè, le combinazioni. È impossibile. Suonano al citofono e la cagnolina abbaia. Quindi io non tocco qui. Cosa ho fatto? Poi lo vedremo quando lo accendi. La radio funziona solo con le modifiche inserite. Accende e spegni velocemente con l'interruttore e si inseriscono le modifiche. Senza modifiche non funziona. Io non tocco per evitare di fare guai grossi. Va bene, credo di essere stato chiaro. Adesso sistemo il preascolto e poi lo proviamo. Questo è l'interruttore che ho messo, eccolo qua. Ci ho messo due resistenze da 22 ohm. Quando in una posizione è 44 ohm, in un'altra posizione 22, quindi uno più alto e uno più basso. Poi in fase di funzionamento uno sceglie quello che vuole. Adesso lo chiudo e lo proviamo. Allora, per i motivi descritti prima, più di questo non ho potuto fare, che se toccavo i relè che erano pieni di colla sopra, facevo il guaio irrisolvibile. Quindi questo si esclude, già c'era. Io ho messo solo le resistenze lì per aumentare o diminuire la voce. Ecco. Questo è l'autoascolto. Prova, però senza inserimento modifiche non esce, la portante, la modulazione non esce, perché io adesso ho fatto la presa diretta con l'uscita del trasformatore di modulazione sulla portante, sui finali, ecco, perché se non si inserisce il doppio modulatore non c'è modulazione, quindi bisogna fare così come dice lui. Hola. Hola, quella è la minima. Hola, quella è la massima. Con i picchi che... Hola. Hola. Vanno oltre i 30, quindi vediamo un po'. Ecco, questa è l'altra posizione, il preascolto. Prova, questo dovrebbe essere quello basso. Questo è un po' quello più alto, importante che non innesca. Ripeto, più di questo non ho potuto fare, quindi accontentati, fedele, e vai avanti così. Quindi passiamo all'altro. L'altro mi sembra che è una radio che io ho fatto qualche anno fa, vediamo un po' qual è il problema.